In collaborazione con Bulenciel, Botalla, Euroconnection, Sparco, Acqua Lauretana. Ben ritrovati da Ezio Ugetti con le telecamere di GRP e Fatti di Sport. Siamo al Bocciodromo La Torre di Chivasso, Torino, per le fasi finali della terza prova di Coppa Italia Serie A. Gara a quadrette con 16 formazioni al via. Direttore di gara, il signor Giuseppe Barbera. Nel campo inquadrato vediamo che sono giunti alla semifinale la Ferriera che schiera Riaudo Simone, Barbero Enrico, Giordanino Michele in questo momento all'accosto e Griva Massimo. Avversari il Gaglianico che schiera Bonino Mauro, Doria Roberto, Follis Giovanni e Negrusso Gianni. Nell'altra semifinale vediamo impegnato la Perosina che schiera Manolino Davide, in questo momento in bocciata, Melignano Luca, Nari Simone, Bastre Carlo. In stesso campo gioca il Pozzo Strana che schiera Bertini Eros, Fiore Nicola, Marietta Alberto e Pitarelli Luca. Sul campo numero 3 è Doria che va in bocciata e lo colpisce. Ricordiamo ancora che sono in semifinale il Gaglianico e la Ferriera. È la volta di Barbero Enrico per la Ferriera che va in accosto. Ottimo l'accosto, leggermente, boccia che non si ferma, va lunga, boccia che gli scappa lunga per Barbero, quindi è Massimo Griva che va in bocciata, colpisce e realizza. Gianni Negrusso per il Gaglianico che va in accosto dopo la bocciata di Massimo Griva per la Ferriera. Accosto sembra ben indirizzato, perfetto, e fa su il punto. Massimo Griva ancora in bocciata, questa volta la fallisce, storta sul bersaglio, quindi punto in terra per il Gaglianico. Doria per il Gaglianico che va in accosto. Due punti in terra per il Gaglianico che si porta sul 3-0. Nel campo numero 5 che vede in campo il Pozzo Strada contro la Perosina, Eros Bertini in accosto, fa suo il punto e Manolino Davide che andrà ancora alla bocciata. Manolino Davide in bocciata, boccia sulla prima riga, ancora un semicarò, secondo, ottimo, la bocciata di Manolino. Eros Bertini che va in bocciata sul pallino salvezza, lo colpisce, quindi mano annullata. Sull'11-6 per la Perosina vediamo Luca Melignano che va in accosto, punto in terra già per la Perosina, due bocce in mano per Luca. Boccia che gli scappa lunga. Melignano con la sua seconda boccia in accosto. Boccia che sembra presentarsi meglio della prima. Difatti finisce l'incontro 13-6 a favore della Perosina Bulenciel che è la prima semifinalista. 13-6 sul Pozzo Strada. Due bocce in mano a favore della Ferriera, una boccia in mano per il Gaglianico con Negrusso. Quindi mano che sta volgendo al termine. Negrusso con la sua ultima boccia che va in accosto. Boccia discreta, rimane un 40 corto. Ma vanno in bocciata la Ferriera per vincere la partita. Massimo Griva in bocciata per far partita, la colpisce, quindi la Ferriera è la seconda finalista della terza prova di Coppa Italia battendo per 9-7 il Gaglianico.
sta per prendere avvio la finale della terza prova di Coppa Italia categoria A, che vedrà di fronte la Perugina Boulanger contro la Ferriera. Ha preso avvio la finale della terza prova di Coppa Italia Serie A a quadrette. Vediamo in questo momento Simone Riaudo per la Ferriera e colpisce. Ricordiamo che sono in finale la Perugina, che schiera Simone Nari, Melignano, Manolino e Pastre, contro la Ferriera, che schiera Simone Ariaudo, Enrico Barbera, Giordanino e Massimo Griva. Barbero per la Ferriera, che va in accosto. Ottimo, si è leggermente corto l'accosto di Barbero. Manolino Davide in bocciata, colpisce e sarà ancora Barbero che va in accosto. Ricordiamo ancora che il direttore di gara è Giuseppe Barbera, mentre in questo momento è Enrico Barbero che va in accosto. Ancora un ottimo accosto e costringe ancora alla bocciata Melignano. Melignano che va in bocciata, lo sfaccia leggermente e sarà Pastra a dover andare in accosto. Carlo Pastre in accosto. Ottimamente riesce a fare il suo il punto ed è Simone Riaudo in bocciata. Simone Riaudo in bocciata, colpisce in pieno petto. Simone Nari che va in accosto. Un ottimo accosto. Griva colpisce in pieno petto. Simone Nari ancora in accosto. Ottimo l'accosto di Simone Nari ed è Griva che andrà ancora in bocciata. Griva in bocciata, colpisce a carambola anche sulla sua, quindi due punti in terra a favore della Perugina. Ricordiamo che nella prima prova di Coppa Italia a Chieri a quadrette, 19 formazioni iscritte, vittoria della BRB con Carlo Balabene, Pautassi, Grattapaglia e Cavagnaro, che in finale ha battuto la Ferriera con Amerio, Ariaudo, Ponzo e Rocci. Barbero, Ferriera in accosto. Boccia che forse è riuscita, in effetti, va in bocciata Melignano. Melignano che va in bocciata, la colpisce e non carambola. Barbero che va in accosto, la sua seconda boccia. Riesce ancora anche questa volta a far su il punto. Melignano in bocciata su Barbero, colpisce in pieno petto, punto in terra suo. Massimo Griva che va in accosto,
Costo che questa volta rimane corto e non riesce a far solo il punto. Massimo Griva cerca ancora l'accosto dopo che era rimasto corto, questa volta è in balla però sulla sua. Simone Riaudo che va in bocciata sulle due, riesce per suo carambolando. La volta di Simone Nari a tentare la bocciata sulle due bocce corte, riesce a colpire tutte e due insieme e vanno tutte fuori. Simone Riaudo che va in accosto con la sua ultima boccia. Accosto che riesce. Simone Nari in bocciata sulla boccia. Colpisce in pieno petto e si aggiudica l'incontro per 10-9 la Perosina Bullenschel, che schierava Pastre, Nari, Manolino e Melignano, che in finale appunto ha battuto la Ferriera per 10-9, Ferriera che schierava Griva, Simone Riaudo, Giordanino e Barbero. Terze e quarte classificate il Gaglianico e il Pozzo Strada. In collaborazione con Bullenschel, Botalla, Euroconnection, Sparco, Acqua Lauretana.